Lei ha già parlato di intensità, frequenza e timbro, diciamo velocemente. L'intensità è la spinta, il flusso d'aria che dai polmoni sale verso l'alto, che crea la vibrazione, crea la frequenza a livello cordale o falso cordale, quello vedremo dopo. Questa onda d'aria salendo incontra altre cavità di cui parleremo. Ricordatevi queste tre parole, timbro, frequenza e intensità, perché torneranno molto spesso. Allora, abbiamo detto, abbiamo vari meccanismi per far tornare verso l'alto la colonna d'aria. Lei ha parlato della muscolatura addominale, bassa addominale, che noi apriamo, appoggiamo, abbiamo la nostra bella cassa toracica larga, stiamo belli comodi, la contrazione muscolare dal basso ventre porta il flusso d'aria a risalire. Questo flusso d'aria sale e trova le corde vocali, le abbiamo viste prima le corde vocali, più video. E si muovono in due modalità differenti in realtà. Abbiamo primo il meccanismo zero, per come lo definisce la scuola Fussi, Bruni, che conosce benissimo lei e qualcun altro in sala. Meccanismo zero cos'è? Il fry, quando sentite, siete mai messi a fare la voce un po' così e sentite questo un zighettio. Questa è la corda lasciata lassa, molto morbida. Come potete leggere lì, è appunto uno sballonzolio. Effettivamente uno sballonzolio, essendo morbida, non essendo tirata, non essendo piena la corda, crea appunto questo movimento quasi distorto. Si usa ogni tanto per riscaldare, per se è fatto molto correttamente. Nel meccanismo zero di vibrazione cordale vengono inseriti anche i sovraglottici, anche se non riguardano puramente la corda come strumento, riguardano più delle strutture poste al di sopra della corda vocale. Dopo il meccanismo 0 troviamo il meccanismo 1, che è quello che più o meno usiamo tutti quanti per parlare, in cui è l'intera superficie cordale a vibrare. Quando io faccio un NA, è tutta la corda che vibra, non c'è una piccola parte, una porzione, vibra per il suo intero essere, quindi coinvolge un po' tutta la muscolatura. Se invece ci spostiamo sull'estremità della corda centrale, forse riprendo un'immagine di Fede, vediamo un po'. Vediamo questa qua. Allora, meccanismo zero, tutta la corda si muove senza tensione, quindi senza spessore, senza troppa tensione. Meccanismo 1, tutta la corda si muove per la sua intera dimensione e vibra muovendo il bordo della cover. Purtroppo non ho il video del movimento della cover, l'ho cercato assolutamente, non l'ho trovato in rete, se capiterà qualcuno che lo manda. Mentre il meccanismo 2, che è quello del registro misto, che si usa tantissimo nel canto, si usa per alleggerire, per riuscire a fare un intero concerto tutto in una sessione. Perché? Perché vibra solamente, diciamo, la metà della corda, la porzione più vicina al bordo. Questa qui. Più o meno fino a metà corda. Alleluia. Se poi viene amplificato, comunque mantiene quella potenza che ha il registro numero 1, il meccanismo 1, che è comunque molto potente. Perde un po' di densità, ma si compensa con della risonanza. Torniamo avanti e troviamo meccanismo numero 3. È un meccanismo relativamente nuovo, è stato inserito recentemente e è stato definito solo il meccanismo del fischio. Io non so fischiare, se fate ridere lei vi fa sentire un fischio. Stavi quasi... No, non te lo faccio fare il fischio. Il meccanismo 3, in questo caso, la corda si blocca completamente. Avete mai soffiato su una foglia quando eravate piccoli e bambini che prendevano la foglia e fate... fischiava sta foglia. La stessa cosa fa la corda vocale. Si blocca, si tende, si tira, l'aria passa, le corde non si toccano a volte, si toccano per una minima porzione e questo produce questo effetto fischio che poi viene amplificato. E Mariah Carey, la conoscete, lei si è ammazzata dei fischi, tuttora ci si ammazza dei fischi. Questi più o meno sono i 2/3 meccanismi con cui le corde vocali riescono a muoversi e che noi gestiamo completamente durante il canto, perché non è che uno inizia e finisce in un modo solo. Io lo dico sempre, è molto varia, la modalità con cui produciamo suono è molto varia, varia tra tutti i registri mentre noi cantiamo. E anche se non lo sappiamo, spesso e volentieri facciamo dei passaggi. Andiamo avanti. La timbrica. Questa colonna d'aria che esce incontra la corda vocale e questo suono che viene prodotto viene detto la fondamentale. Effettivamente il suono che si produce dalla vibrazione cordale è un suono di una nota sola, è un fischio. Piccolino, anche se fatto dalla voce piena. Almeno è questo. Com'è che poi diventa questo qui? Com'è che si arricchisce?
e ad esempio ci dà fastidio quando sentiamo un cantante lirico che ci fa "No, no, ma vincerò". Si ingrandisce, diventa pieno, si arricchisce di suoni, di frequenze, di sonorità. Come avviene questa cosa? Avviene nel percorso, durante il passaggio del vocal tract. Vocal tract cos'è? L'ha detto prima Fede. È lo spazio che va dalla laringe, dalla corda vocale, fino alla punta delle labbra. Qui abbiamo più sistemi che intercorrono alla modifica timbrica del suono. Uno dopo vi farò vedere un video molto interessante. Possiamo spostarlo un po' in avanti. Chiudiamo lo spazio molle, lo buttiamo tutto sulla parte nasale in questo caso, o lo portiamo sulla parte articolare, oppure lo portiamo tutto quanto indietro, allargando la parte posteriore. Ci possiamo fare molte cose col timbro e le dobbiamo più o meno gestire tutte quante. Ci deve essere molta mobilità in questa parte. Il cantante di solito usa molto lo spazio di risonanza, almeno il cantante tra virgolette classico. Prendiamo il bel canto italiano. Il bel canto italiano, so, secoli che si ammazza solamente con la posizione ad uovo. Immagina una pallina nel fondo della tua gola. Cosa vuol dire la pallina nel fondo della tua gola? È l'apertura del palato molle. Prima, durante il video che ha fatto vedere Federica, prima di arrivare all'epiglottide, prima di scendere nella laringe, siamo passati per una superficie, un spazio morbido, che potete toccare tutti voi. Prendete la vostra lingua, poggiatela sulla punta dei denti, poggiatela sulla punta dei denti, davvero, bravi. Andate indietro, sentite che è duro? Quello è il palato duro. A una certa il palato duro finisce. Lo sentite che inizia una parte un po' molliccia? Esattamente quella, segnati il confine tra palato duro e palato molle. Ok? Ci arrivi, non fare non ci arrivo, ci arrivi. Ci arriviamo tutti, non viene da vomitare lì. Quello è la zona di passaggio tra palato duro e palato molle. Tutto il suono che noi vogliamo proiettare correttamente per arrivare a un suono eufonico, poi vedremo dopo cosa vuol dire, avviene più o meno in quella zona. In cui noi apriamo, proiettiamo il suono verso l'alto, verso l'avanti, lo facciamo girare. Quante volte avete sentito, ah, la voce è girata? Perché tu me lo disse poco tempo fa? Ah, devi girare la voce, gira la voce. Che vuol dire? Prendere il suono, prendere la fondamentale, farla salire nel vocal tract, amplificarla e tramite il palato molle aprire in modo tale che il suono entri in una cassa di risonanza, esattamente come quella della chitarra. Esattamente come quella della chitarra. Che è un concetto molto più facile. Qui abbiamo le tre parti che risuonano, c'è un po' una guerra nella parte docenti su risonanze, consonanze, l'articolazione, no, è solo una consonanza, è anche una risonanza. Io le vedo come tre parti di un'unica mela, nel senso che per quanto l'articolazione con suoni a volte dà proprio una sonorità al suono, se io mando il suono sui miei denti, in qualche modo loro vibreranno e creeranno delle frequenze che arricchiranno il mio suono di meli. Torniamo indietro. Più o meno la divisione del suono all'interno del vocal tract prende i bassi nella parte posteriore, i pilastri posteriori si chiamano. È una muscolatura che si può allargare orizzontalmente e crea il suono trasversale che spesso usiamo nel metal o nei generi estremi, perché è molto comoda, crea molta risonanza e ci permette di comunque muovere il suono in altre posizioni. A volte lo spazio di risonanza ci preclude la possibilità di spostarlo in avanti, spostarlo indietro, perché rischia di essere spesso una posizione rigida di risonanza, mentre soprattutto nei generi estremi si usa molto la risonanza posteriore. Noi la sentiamo dopo con Belli, è interessantissima. Poi abbiamo la cavità nasale, che la conoscete tutti abbiamo avuto un'amica che parlava "Ciao, come stai? Va benissimo!" Cose assurde. Quello è il suono che viene con un palato molle, con un palato rilassato. Il suono passa nella parte posteriore del palato molle e risuona nella cavità nasale e gli dà quel suono particolarissimo, pieno di medi, che buca tantissimo ma che tante volte nel canto dà solo che fastidio. E poi, come dicevo prima, c'è l'articolazione, tutta la parte ossea che consuona e può risuonare. Se io sfrutto molto la parte bassa della mia mandibola, ci mando il suono, ottengo molti medi. E non è solo una consonanza, è proprio mandare il suono in una direzione e far consonare una parte e risuonare una parte. Questo è un video di Matteo Belli. Lui è un attore, il video è solamente di voce parlata.
però ci sarà molto utile per quanto riguarda i generi estremi, perché nei generi estremi non si usa solo quello che si usa nel canto. Nel canto ci insegnano posizioni, ci insegnano modi di respirare, ci insegnano posizioni della laringe, posizioni di risonanza. Nel metal è tutto diverso, cambia tutto, cambiano tutte le regole, le carte in tavola cambiano completamente. Devi fare cose che ti insegnano a non fare e non devi fare cose che ti insegnano a fare, o almeno le devi fare inserite in un contesto specifico, con un preciso scopo. In questo video vedremo tutti i risonatori della voce, o almeno quelli che lui ha teorizzato e ha messo nero su bianco. Laringale. Laringale. Registro a corda piena. Risonanza normale. Il parlato classico. No, per Dio. Laringale. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Pettorale. Nel mezzo del cammin di nostra vita, in questo caso il suono viene spostato verso il basso per far risuonare la zona pettorale.